Un saluto a tutti gli iscritti di Sedia Fragola 6 Official Page. Leggerò brevemente il programma integrativo che abbiamo presentato ai tre candidati a sindaco per le elezioni del 10 giugno 2018 di Afragola, Domenico Tuccillo, Michele Bencivenga e Claudio Grillo. Integrazione al programma elettorale della coalizione Movimento proposta dal gruppo Sedia Fragola 6 Official Page. Sedia Fragola 6 Official Page è un gruppo Facebook che vanta oltre 30.000 iscritti ed ha tra i punti principali del suo regolamento quello di ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni. Per questo motivo io, sottoscritto Francesco Petrellesi, amministratore del suddetto gruppo, mi sono preso l'onere di creare dei posti di discussione e di ascolto. L'intento era quello di creare una specie di programma partecipato dove i cittadini proponessero le loro idee, semplici ma importanti, per migliorare la qualità della nostra città. Senza ovviamente nulla togliere ai programmi che ogni fazione ha già presentato alla città, chiedo di prendere in considerazione questa integrazione proposta dagli iscritti del gruppo con l'impegno di realizzarla entro e non oltre un anno dall'inizio della consiliatura, tutto a spese del Comune. Farà fede la sottoscrizione di questo documento e noi come gruppo vigileremo affinché l'impegno venga mantenuto. Ecco i punti del programma integrativo. Piantare almeno 10 alberi in 3 zone diverse della città, una delle quali potrebbe essere la strada che collega la città alla stazione dell'alta velocità. Un membro del gruppo suggeriva l'idea di creare addirittura un viale alberato per dare decoro a questa strada che conduce verso la stupenda opera progettata da Zadi. Diretta streaming integrale di tutti i consigli comunali e libertà da parte dei cittadini e di stampa di poter scattare foto e video durante gli stessi. Questo permetterebbe a chi non ha la possibilità di andare fisicamente al Consiglio Comunale di essere aggiornato sulle attività della cosa pubblica e poter assistere da lontano o in differita agli interventi dei politici presenti in aula. Installazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Installazione dei cestini pubblici con annessi posacenere dove non siano già presenti. Installazione di almeno 3 opere d'arte contemporanea di giovani artisti emergenti afragolesi. Commissionare ai writers afragolesi dei murales per abbellire i quartieri periferici in stato di abbandono, come succede ormai in tutte le grandi città, per ridare dignità a quegli spazi. Questi erano i punti del programma integrativo. Inoltre ci sono dei consigli che, senza vincolo, vogliamo dare magari per dare degli spunti di riflessione alla prossima amministrazione, ovvero: più controllo e più multe per le soste selvagge. Ripristinare squadre di servizi giardinaggio rinunciando ai costosi appalti a ditte esterne. Ripristinare il primo soccorso e progettare un ospedale cittadino. Potenziamento del trasporto pubblico, sia pubblico che privato, che colleghi soprattutto la stazione alta velocità di Afragola alla stazione di Casoria, con tappe intermedie in città. ZTL in determinati giorni della settimana o addirittura permanenti. Valorizzare la pineta comunale, aumento del controllo delle strade da parte delle forze dell'ordine, dato il susseguirsi sempre più frequente della nascita di baby gang che disturbano la quiete pubblica, impedendo ai ragazzini e alle famiglie di godersi gli spazi della nostra città. Riqualificazione delle palestre di pallavolo nelle scuole. Questo è il programma che presentiamo ai tre candidati sindaco e adesso seguiranno le brevi interviste. Questa relativa alla presentazione delle proposte mi sembra, diciamo, come sempre da parte del gruppo di Afragola, di Sedia Afragola 6, diciamo, che ci sia una partecipazione attiva alla vita della comunità e gestita sempre in modo rigoroso e imparziale. Questo mi fa onore, quindi grazie anche del lavoro che fate e del contributo che riuscite a dare alla vita civica della città. Bene, passiamo direttamente alle domande poste ad ogni candidato, uguali per tutti i candidati. La prima riguarda l'attacchinaggio selvaggio. Sì. Il gruppo, tra le varie attività di sensibilizzazione che sta facendo durante questa campagna elettorale, si è schierato contro l'attacchinaggio selvaggio, invitando tutti i candidati a rispettare i propri numeri per non creare inquinamento, carte, eccetera.
E durante questa opera siamo venuti a conoscenza di questa sanatoria che ad hoc esce dal livello nazionale dopo tutte le elezioni, che annulla tutte le multe prese dai candidati. Cosa ne pensa innanzitutto il sindaco? Penso che uno dei malcostumi, una delle forme di malcostume diffuse nella nostra pratica politico-propagandistica, non ne capisco più nemmeno tanto il senso di questo accanimento. Io ho detto anche alla Polizia Municipale di far rispettare con la massima severità le norme che stabiliscono anche le modalità con le quali organizzare la propaganda, perché a un certo punto ho visto che c'era una proliferazione di comitati, di manifesti, che insomma non può essere consentita in una competizione elettorale che comunque si deve svolgere, diciamo, nel modo più corretto possibile, anche dal punto di vista del rispetto della città. Quindi le mie indicazioni sono andate in questa direzione, c'è questa abitudine. Mi auguro che insomma si vada progressivamente a superare questa cosa, perché oggi poi con la comunicazione via internet, via telematica, non penso ci sia tutto questo bisogno di accanirsi a fare manifesti. I manifesti non portano voti. Bene. Qual è l'idea di sviluppo attorno alla stazione AB di Afragola che la vostra coalizione ha in mente di realizzare in caso di vittoria? Intanto mi permette di dire che il fatto che si sia realizzata la stazione è un motivo di grande soddisfazione ed è una conquista che è stata realizzata grazie anche all'apporto che abbiamo dato in questa direzione. Ci sono stati anche mesi molto problematici per la stazione, certamente dovuti anche a tante cattive informazioni, se non addirittura maldicenze o menzogne che sono state messe in giro e che hanno prodotto un danno notevole. Oggi questa condizione si sta superando, si sono avviate le prime attività, anche commerciali, si è aperto il bar, c'è la stazione della polizia, abbiamo avviato la delibera per i taxi che saranno, diciamo, operativi tra qualche mese, quindi si è avviato quel processo importante di decollo della stazione che ovviamente bisogna augurarsi, bisogna fare in modo che venga supportato. E insieme con questo ovviamente torna prepotentemente in campo il tema dello sviluppo dell'area intorno alla stazione. Noi abbiamo assegnato anche la redazione del PUC, del piano urbanistico, che va nella direzione proprio di riorganizzare la vita di tutta la città a partire ovviamente da questo evento fondamentale che è la stazione che ormai c'è, cosa che invece prima, fino quando io sono arrivato, che anche nella fase iniziale non avevamo la certezza che ci fosse. Avuta la certezza abbiamo affidato il piano urbanistico, il preliminare lo abbiamo approvato in giunta, adesso bisognerà fare il percorso successivo e ovviamente la stazione è al centro dello sviluppo futuro di Afragola. Io penso che vadano salvaguardate le aree anche dal punto di vista del recupero della tradizione agricola della città, del territorio, che però deve essere interpretata in forma moderna ovviamente e avanzata, e ci debba essere un piano urbanistico forte che consente uno sviluppo non frammentato intorno alla stazione degli interventi, ma uno sviluppo organico orientato, diciamo, a tutto ciò che possiamo, diciamo, comprendere nella categoria dei servizi al viaggiatore. Servizio al viaggiatore che si va dalle strutture ricettive, alle strutture espositive, alle strutture di accoglienza, e poi oltre a questo io penso, diciamo, che ci debba essere un tassello trainante che va concordato un po' insieme agli enti sovracomunali. Non è possibile, diciamo, immaginare di pensarlo da solo, o va concordato con privati che abbiano l'interesse preciso a realizzare qualche cosa di significativo. Penso per esempio anche a un palazzo della musica, penso a strutture ricreative importanti di
carattere proprio strutturale organizzato intorno alla stazione, perché la stazione è il traino che permette, diciamo, la realizzazione di tutto ciò, come esistono per esempio in alcune aree del nord del nostro paese e sono fonte, diciamo, di attività, di lavoro, di continuità nella assicurazione appunto di sbocchi anche occupazionali per il nostro gioco. Questo mi sembrerebbe una cosa molto importante. Quali misure concrete vuole adottare la vostra coalizione per combattere il fenomeno dei roghi che puntualmente ogni estate incombe sulla nostra città? Per il fenomeno dei roghi, mi lasci dire che come presidente dell'ANCI io mi sono molto attivato affinché il regolamento, il registro, per meglio dire, delle aree dove ci sono rifiuti abbandonati venisse aggiornato ad Afragola in tutti i comuni delle aree interessate alla terra dei fuochi, perché questo registro significa che nelle aree dove vengono appunto abbandonati i rifiuti, se chi è proprietario non interviene per rimuovere e per bonificare, ci sono misure, diciamo, che poi vengono a gravare proprio su chi ha l'onere della proprietà e quindi l'onere anche di assicurare che la proprietà venga tenuta in buono stato. Certamente il proprietario non è che può, diciamo, sorvegliare 24 ore su 24 il proprio bene, però, diciamo, quando ci sono degli sversamenti di un certo tipo bisogna attivarsi con misure di contrasto e con rapide anche comunicazioni alle autorità competenti perché si intervenga e si rimuova. Questo è un primo punto fondamentale che ci è stato sollecitato anche dalla magistratura e che io come presidente dell'ANCI ho sollecitato e alla Fragola teniamo, diciamo, ben presente. Poi noi abbiamo realizzato progetti straordinari di controllo da parte della Polizia Municipale, già l'abbiamo fatto questo l'anno scorso e l'abbiamo fatto anche in relazione alle guardie ambientali, con un potenziamento del servizio significativo nel mese di agosto che ha portato risultati positivi. Noi siamo riusciti qua da Fragola nel mese di agosto a tenere la situazione abbastanza sotto controllo proprio potenziando questi strumenti e queste presenze. Inutile aggiungere che in questi anni noi abbiamo rimosso dal territorio di Fragola più di 3.000 tonnellate di rifiuti abbandonati, più di 3.000 tonnellate. Perché quando io sono arrivato qui c'erano intere strade che erano discariche a cielo aperto, tra la Cantarella, via Arena, via Cinque Vie e quant'altro. Tutte aree che oggi sono sostanzialmente abbastanza ripulite. E per finire, proprio l'altro giorno abbiamo avviato l'installazione delle telecamere e sono, diciamo, un gruppo significativo di presenze di telecamere che installeremo nel territorio. Sono iniziati il lavoro qualche giorno fa, termineranno il 20 di giugno in alcuni punti strategici, proprio di Arena, di Cinque Vie, la zona di Leroy Merlin, nelle quali, diciamo, interveniamo per assicurare il massimo del controllo sul territorio. Attività culturali. Come pensa di affrontare questo argomento la vostra coalizione in caso di vittoria? Attività culturali. Io penso che una cosa significativa su cui lavorare possa essere il potenziamento intanto della biblioteca comunale. Se in questo lavoro che noi abbiamo fatto di riorganizzazione, di riordino di tutte le strutture degli uffici comunali con le nuove sedi che abbiamo creato al Palazzo Municipale e a Via Settembrini, noi riusciamo a ricavare altri spazi, io avrei in mente di liberare proprio la biblioteca comunale per destinarla a un polo proprio culturale e per riorganizzarla meglio, ammodernarla bene, a estendere anche i tempi di apertura, perché vedo che ci sono tanti giovani che la frequentano, che ci vanno a studiare e quindi questa è una ricchezza importante che bisogna far crescere all'interno della città. Poi noi abbiamo delle eccellenze, abbiamo la biblioteca di Sant'Antonio che ha, diciamo, una biblioteca storica importantissima che dobbiamo, diciamo, maggiormente ancora valorizzare
e far crescere sul territorio, abbiamo una rete di piccoli teatri che possiamo mettere in rete fra di loro e organizzare per una proposta e una gestione più sinergica tra di loro, cosa che pure in qualche modo è stata avviata da loro stessi. Abbiamo da recuperare rispetto al patrimonio artistico-culturale, dove la prima battaglia che io farò, una delle prime cose che farò, sarà di aprire una vertenza con la sovrintendenza ai beni artistici e culturali, perché ad Afragola deve ritornare quel quadro straordinario dell'Anfranco, che era il quadro che si ammirava nella chiesa del Rosario e che per l'esposizione del 600 napoletano diversi anni fa fu portata a Napoli, a Capodimonte, e non è stata mai restituita ad Afragola. Nell'ottica dello sviluppo che noi vogliamo imprimere ad Afragola, di essere, diciamo, una punta di eccellenza sul territorio metropolitano con la stazione, dal punto di vista della modernità, noi dobbiamo recuperare pure la tradizione e tutto quello che è il nostro patrimonio artistico e culturale. Quindi questa è una faceva parte del nostro patrimonio, va recuperato, diciamo, perché diciamo, spetta, è una cosa che spetta da Afragola, può essere collocata altrove. Qual è stato il motivo primario che l'ha convinta a ricandidarsi? Il motivo primario è stato il fatto che io ho svolto un duro e faticoso lavoro, che ha riguardato la bonifica della macchina comunale, delle eredità che avevo trovato e che ha riguardato poi la riprogrammazione di tutto il lavoro da farsi e le prime importanti realizzazioni che noi abbiamo messo in campo da Afragola, le quali sono oggi la premessa per uno sviluppo veramente organico della città, per un salto di qualità nella vita della città. La stazione, le gare fatte e aggiudicate di riqualificazione di via San Marco, via Saggese, via Ferraresi, che partono in queste settimane, perché sono state fatte le gare, sono state aggiudicate, il Palazzo Municipale, la riapertura del Campo Moccia, sono tutti tasselli, diciamo, di una possibilità di sviluppo della città che con il piano urbanistico trova la sua cornice ideale e, diciamo, può veramente rappresentare per Afragola qualche cosa di importante. Poiché io a questo ci ho lavorato molto, ho faticato molto perché si arrivasse a questi risultati, francamente ho avuto la percezione che se non mi fossi impegnato si sarebbe prospettato qualche cosa per Afragola di poco buono, poco edificante. E aver lavorato tanto tempo e aver prodotto questi risultati, avere la possibilità di rilanciare Afragola in questo modo e poi vedere che questi risultati possano essere sciupati, è la cosa, diciamo, la preoccupazione che mi ha spinto anche per un dovere nei confronti della città, da cui ho sempre ricevuto tantissimo in termini di apprezzamento, di gratificazione. Io ho sentito il dovere di rendermi disponibile per proseguire e completare il lavoro fatto. Ok. Adesso, guardando la telecamera, ci sono un massimo di 2 minuti di propaganda libera nel quale convincere l'elettorato a votare per Domenico Tucci. Io dico due cose. La prima è che noi abbiamo oggi un'opportunità enorme da Afragola e questa opportunità enorme non bisogna farsela sfuggire. Ricordatevi bene di che cosa è accaduto con l'ospedale. C'erano le risorse, c'erano le condizioni per realizzarlo. Tanto si fece, tanto fu l'incuria e l'inadeguatezza che è sfuggita l'opportunità dell'ospedale. Ora la stazione invece c'è. Questa opportunità non bisogna farsela sfuggire, ma per farla crescere e valorizzare c'è bisogno di chi sia in grado di governare questi processi. La seconda considerazione, questa è anche una battaglia di civiltà, perché non è possibile che la politica, che i politici, o per meglio dire i politicanti locali,
pensano che tutto gli possa essere consentito, pensano che non debbano rispondere dei loro comportamenti, delle loro parole, delle loro prese di posizione rispetto agli elettori. Questo non è più ammissibile. Quello che è avvenuto il 4 marzo dovrebbe far riflettere tutti. Io ho riflettuto molto, io ho detto tanti no a chi voleva venire con me e non aveva senso che venisse con me, perché si era opposto alla mia amministrazione, aveva messo i bastoni fra le ruote, oppure aveva avuto, diciamo, aveva una matrice politica diversa dalla mia e non era il caso che si associasse a me. Ma questa vicenda che si è verificata ad Afragola, di questa aggregazione inquietante che si è fatta dall'altra parte, è una cosa che grida vendetta da parte dei cittadini, perché significa non avere nessun rispetto della volontà popolare, nessun rispetto del giudizio che i cittadini si possono fare. E quindi io invito tutta la cittadinanza a valutare bene questo aspetto della situazione e a dimostrare che il popolo di Afragola è cresciuto, è maturo, si è emancipato, sa valutare e sa scegliere, a prescindere dalle parentele, dalle amicizie, dai favori e da quant'altro. Bisogna scegliere nella piena libertà, nella piena autonomia e per il bene di Afragola. Grazie. Manca solo la firma del nostro programmino. Grazie sindaco, bocca al prossimo.